Bentrovati, questa è la rubrica Il cittadino protagonista, ove il protagonista non sono io ma ciascuno di voi che pensi con la propria testa e non con quella degli altri. Siamo in una condizione di grande difficoltà in Sicilia perché il nuovo governo è partito poco tempo fa, sono stati nominati i 12 assessori, però come il governo Musumeci, anche il governo di Renato Schifani non ha una solida maggioranza, e ciò per le bizze di Gianfranco Miccichè, il quale vuole sempre fare il capopopolo e quindi ha frazionato il gruppo di Forza Italia mettendosi sull'Aventino lui ed altri 4 deputati, i quali hanno fatto eleggere vicepresidente Nuccio Di Paola, 5 Stelle. Per carità, persona degnissima, va bene, ma è un sintomo che la maggioranza parte male. Ora questa cosa va risolta perché il boss, il leader, il presidente di Forza Italia, ovviamente che è stato appena assolto, dovrebbe dire la sua e risolvere questo annoso problema. Non sappiamo se ce la fa perché parecchio tempo fa Miccichè gli fece un altro scherzo creando un partito Grande Sud che allora sottrasse i voti a Forza Italia e alla coalizione e fece eleggere Crocetta. Quindi sappiamo bene come vanno le cose. Ma la Sicilia ha bisogno urgente di un governo che funzioni. Ha bisogno che l'assessore approvi gli oltre 150 progetti per insediare impianti rinnovabili in Sicilia, che farebbero assumere migliaia di persone, fornirebbero energia e diminuirebbero un poco la dipendenza del nostro paese dalle forniture estere, quelle russe e quelle degli Stati Uniti, perché è vero che loro ci mandano il gas di petrolio liquefatto con le navi, ma è anche vero che ce lo fanno pagare 3 volte il prezzo di qualche mese fa. Lasciamo stare questo argomento dell'energia, che è un argomento dolente e sul quale si potrebbero dire tante cose, fra cui l'enorme speculazione finanziaria che sta facendo arricchire Olanda, Irlanda e Lussemburgo, oltre che gruppi finanziari di tutto il mondo. Ma tornando alla Sicilia, vi ricordo, qualora non lo sappiate, che esiste il sito risorgimentosicilia.it, l'associazione dei cittadini per bene. Ognuno di voi si può iscrivere, si può cancellare senza pagare un euro, perché questo sito non ha finalità ovviamente speculative, ma è solo un sito sociale appunto per raccogliere i cittadini per bene della Sicilia, che sono tanti, che siete tanti, e non è neanche un sito che vuole poi generare un partito. Nessuno è interessato a fare un altro partito, ma è interessato a che la pubblica opinione siciliana, voi, noi tutti, facciamo una forte pressione sul governo regionale e sull'assemblea dei 70 deputati che prendono ricchi emolumenti, non lo dimentichiamo, che paghiamo tutti noi, quindi tecnicamente sono nostri dipendenti, ecco, affinché abbiano il buon senso di approvare delle buone leggi per fare ricominciare a funzionare la Sicilia e fargli recuperare gli oltre 15 miliardi di PIL che ha perso in questi ultimi anni, non solo per il Covid. Riflettiamoci e cercate risorgimentosicilia.it. La prossima volta chissà che non abbiate compreso come sia necessario che tutti noi siamo insieme per spingere i nostri rappresentanti delle istituzioni. Alla prossima!